Presidente, entriamo non tanto nelle pieghe del programma quanto in questioni un po' più politico-istituzionali. Un anno fa, poco più di un anno fa, la Sinfonica sembrava sull'orlo del fallimento, la Regione non aveva trasferito, insomma, i soldi. Poco più di un anno dopo, qual è la situazione e soprattutto la Regione sta mantenendo gli impegni? Ma intanto l'intervento della Regione è stato decisivo, come è ovvio, ed è sotto gli occhi di tutti. Il fatto che noi si sia ripartiti immediatamente con programmi di grande successo e con grande qualità dimostra il fatto che quella crisi era legata esclusivamente alla mancata concessione di finanziamenti nel passato alla Sinfonica, perché la gestione della Sinfonica era corretta e si è dimostrato il fatto che il giorno dopo la concessione della legge la Sinfonica è ripartita alla grande più di ogni altro anno. Ecco, fa un po' specie che in regione continui a non esserci un assessore alla cultura. Sì, devo dire che questo è stranamente un limite, dico stranamente perché so che il Presidente D'Alfonso è proiettato sul futuro. Beh, oggi si dimostra in tutta Italia, attraverso fattori complessi, che la cultura è il futuro di questa realtà. E non considerare quindi la costituzione di un assessorato alla cultura, che è parte decisiva di un progetto di futuro, mi meraviglia perché D'Alfonso, ripeto, ha un'apertura mentale tale da immaginare un futuro diverso. In questo senso mi auguro veramente che si possa risolvere il prima possibile, perché significherebbe come far venire meno per la Regione l'assessore all'industria. Ecco, in questo senso la cultura è parte di un processo complesso. Quanto pesa l'assenza di una figura come quella di un assessore alla cultura, per un ente culturale, cioè anche a livello di interlocutori con cui, rapportarsi? Ma penso innanzitutto sì, anche per la quotidianità, cioè quotidianamente con chi ti rapporti, con i funzionari che sono persone sicuramente importantissime, però non sono i decisori politici di una struttura importante come la Regione. Quindi in questo senso c'è una difficoltà quotidiana della quotidianità. Poi c'è il fatto che è difficile immaginare scenari che sono quelli con i quali si va a competere nei prossimi anni. Se io ho un assessore di riferimento ci lavoro per immaginare uno scenario che è strategico. In mancanza di una figura di questo genere l'elemento strategico viene meno. Quindi stiamo sulla quotidianità monca perché non c'è un rapporto quotidiano, manchiamo di strategia perché non c'è un rapporto complesso. Beh, effettivamente è un danno, ecco, onestamente è un danno. Ultima domanda, ha colpito molto in quest'ultimo anno la grande quantità di concerti che ha fatto la Sinfonica, veramente un'attività, come si dice, che ha macinato chilometri. Tanti anche concerti che sono stati eseguiti per la prima volta, anche in luoghi inusuali come le fabbriche, insomma questo è un segnale importante. Sì, un segnale che conferma il fatto che noi si voglia essere non soltanto l'orchestra regionale dell'Abruzzo, è importante, si voglia essere, si vorrà essere una struttura culturale, la principale dell'Abruzzo, diffusa in tutte le parti possibili del territorio, che non sono soltanto i territori comunali, ma sono i territori anche produttivi. E da questa esperienza che abbiamo tratto partecipando ai concerti nelle attività industriali, pure noi ne siamo venuti fuori arricchendoci. E da questo punto di vista poi complessivamente la Sinfonica si sta dimostrando non più soltanto in Italia un'orchestra regionale al pari delle altre 11 orchestre regionali, ma comincia ad avere una valenza nazionale che a questo punto ci gratifica, ma gratifica anche la Regione Abruzzo, perché la Sinfonica a questo punto è un'ambasciatrice di identità territoriali che tutto sommato fanno bene alla salute anche della realtà competitiva regionale.